Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Ed eccoci tornati in diretta con le nostre interviste di Radio Vacanze. Tra pochissimo con me in diretta il rappresentante dell'ente croato, la nostra vicina di casa, come suol dirsi, come li chiamo io. Tra poco si metterà le cuffie e sarà in diretta con noi. Ecco qui, pochissimo Enrico, permettiamo di entrare alla nostra ospite. Allora, intanto stacco con Giuse Ferreri, Elettra Lamborghini, e rientriamo noi. Parli piano, la isola è lontana, che importa se tu mi fai cantare. Non ho più bisogno di niente, mi fai cantare. Vado già a ballare con gli amici miei, io fatta così. Ed eccoci, allora abbiamo la nostra amica dell'ente croato del turismo qui con noi, che ci parla un po' della sua destinazione. Principe, secondo me, io una delle realtà che ho visto della sua splendida terra è sicuramente Dubrovnik, e mi ha lasciato veramente un segno nel cuore, dominio veneziano fino al 700, 800, no? E poi ovviamente una realtà molto vicina a noi. Allora, quando vuoi puoi raccontarci qui dal Summertime del Travel Quotidiano casa tua, la nostra vicina di casa, la Croazia. Buonasera a tutti. Eccola. Vedi che è caduta, microfono caduto. Sono Viviana Vukelic, la direttrice dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo. Siamo qua a Roma, sbarcati per questa bellissima occasione di Travel Open Party organizzato da Gruppo Travel. Veramente vorrei ringraziare a loro per questa iniziativa, però innanzitutto a tutti i nostri operatori, tutti agenti di viaggio che stanno promuovendo la Croazia, che è una destinazione a due passi dall'Italia, che ogni anno è visitata da tantissimi turisti. In questo momento, guarda, in Croazia già siamo partiti con la stagione, si lavora bene, abbiamo fatto bellissimi, grandissimi investimenti. Abbiamo fatto tutto per presentare la Croazia come la destinazione sicura per accogliere tanti turisti, perché come ben sappiamo adesso arriva maggior parte dei turisti. Come ben sai, perché tu hai già viaggiato verso Croazia, Croazia ha 1244 isole, ha una bellissima costa, tante bellissime spiagge. Quando mi dicono gli italiani: voi non avete le spiagge di sabbia, sì, ci sono le spiagge di sabbia, però la diversità in Croazia è bella, abbiamo diverse spiagge, sia queste di rocce, di ghiaia, di sassi, sassolini, ma anche quelle di spiaggia. Però no, se mi chiedi, io sempre suggerisco di fare una vacanza in barca a vela, a chi piace. Sono d'accordo con te. Un imbarco a spalla, dove parti il giro del mare. Perché? Bisogna conoscerle queste realtà. Ecco, credo che tu abbia centrato proprio il motivo di fare una trasmissione su queste cose. Perché sì, raccontare la destinazione, far comprendere alle persone quello che, dove si va e qual è la migliore cosa per visitarli, questo è importantissimo. Assolutamente sì, perché Croazia non è solo, sai, non è solo mare, però c'è tanta cultura, tanti parchi nazionali, tanti parchi naturali. E poi molti non lo sanno che tante squadre sportive fanno anche dei loro ritiri in Croazia, cioè ha tutte strutture adattate per fare ritiri e in più anche riabilitazione per quelli che vogliono fare anche queste cose. Poi abbiamo tantissime piste ciclabili, tanta vacanza outdoor, tanta vacanza all'aria aperta, perché sai, dopo Covid tanta gente ci chiedeva sempre, sai, cosa possiamo fare all'aperto. Sempre, sai, suggeriamo sempre queste cose: sentieri, vacanza attiva, piste ciclabili, barca a vela, e anche campeggi, perché in Croazia, nonostante che abbiamo bellissimi alberghi, abbiamo anche
a campeggi di altissimo livello, di una qualità veramente. Confermo ogni cosa, li ho visti. Confermo, e anche una buona cucina, devo dire che mi sono trovato bene anche con la cucina. È quello che dici della cucina che ci lega tanto, perché due paesi come l'Italia e la Croazia, noi italiani, noi croati e voi italiani, noi siamo tutti buongustai. E come no? Ci piace mangiare questo bene. È assodato, eh. Non mancano ristorantini, piccole taverne, e poi diciamo anche una cosa, siamo ben accolti, perché come, e questo è importante, l'italiano è veramente ben accolto in Croazia, e io vi dico, visitatela, prendetevi del tempo, magari anche in macchina, no? Assolutamente sì, sia in macchina con la nave o in aereo, però è bello vederla in macchina, perché ti puoi fermare, scoprire i posti magari che non sapevi che neanche esistessero, ecco. Esatto, e come dice la mia amica guida croata Giada Martini, Giada Missoni, e questo c'è tutto il cognome, agente di viaggio, idee in movimento, come dici? Assolutamente sì. 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 E adesso io ti trovo una bella canzone, ma di quelle veramente fantastiche, guarda, non te l'aspetterai, e mi è venuta in mente così mentre parlavamo, e vediamo un po' se riesco a trovarla. Di Raffaella Carrà, forse. No, qualche cosa di carino, moderno, giovane. Pensa che lui ci fa i concerti lungomare. È vero. Eh sì. Achille sì. Lauro che ha fatto. No, sai, mamma che Achille mia, Lauro mamma ha fatto il suo video, ha fatto in Croazia, e adesso in questo periodo in Croazia è anche la Sabrina Perilli. Ognuno sa le cose buone. E io guarda che ti dico, giovanotti alla salute. Che bello. Dai. Grazie. Alla prossima qui con noi a Radio Vacanze con l'ente del turismo croato. Giovanotti alla salute. Radio Vacanze, l'unica radio tematica sul turismo.